mercoledì 10 febbraio 2021, vi parlo dalla piazza Lando Conti di Firenze, dove fino a pochi minuti fa ha avuto luogo una lunga e partecipata manifestazione in occasione della inaugurazione del monumento che ricorda a quanti transiteranno da oggi in questa piazza la figura dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti, barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse. Sono intervenuti in rappresentanza del Comune di Firenze l'assessore Alessandro Martini, il vicepresidente del Consiglio Comunale Coccolini ed altri rappresentanti della città metropolitana. Ma ora passiamo velocemente la linea alla regia per le interviste raccolte nel corso della manifestazione. Al mio fianco l'artista Primo Biagioni, ben conosciuto dai nostri telespettatori per tutti i meriti che ha acquisito nella sua carriera artistica. Ne ricordiamo uno, il collare laurenziano ricevuto nel Salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio qualche anno fa, una grandissima onorificenza che corona una carriera, come la installazione di quest'opera alle nostre spalle corona veramente alla grande una carriera che ripaga di tanti sacrifici, di tanto lavoro, di tanta applicazione. Quindi oggi essere presenti in una piazza che da oggi sarà ancora più importante di quanto lo è stata fino ad ora, è per un artista un punto di arrivo ma anche di ripartenza molto importante. E le cose che hai detto sono pietre miliari della mia esistenza molto importanti. Il collare laurenziano è stato per me un fantastico punto d'arrivo. Questa poi, la mia scultura in questa piazza, è veramente un luogo importante, un'opera importante per un personaggio importante, e mi sento veramente orgoglioso di questo punto d'arrivo. Insieme all'assessore Alessandro Martini a rappresentare l'amministrazione comunale di Firenze e anche il vicepresidente del Consiglio Comunale Coccolini. Lando Conti fu un grande sindaco e seppe rappresentare la nostra città con onestà e rigore. Oggi è un momento davvero importante perché si chiude un cerchio. L'anno scorso gli venne intitolata questa piazza, oggi con l'installazione di questo monumento al nostro grande sindaco possiamo dire che la nostra città finalmente ha presente in sé quei valori che lui seppe portare avanti, quel senso del dovere, di responsabilità, dovere verso se stessi, verso la comunità, dovere verso l'umanità, che oggi più che mai sono attuali in un momento così drammatico. Lando Conti fu ucciso per mano del brigatismo terrorista e come allora la città si seppe stringere attorno al suo sindaco assassinato, oggi più che mai dobbiamo avere presente in noi questo grande senso di responsabilità in un momento così drammatico. Alla nostra postazione, con alle spalle il monumento che da oggi ricorderà la figura di Lando Conti, l'assessore alla toponomastica, e ovviamente oggi era imprescindibile la sua presenza perché da un anno questo giardino è diventato piazza, piazza Lando Conti, e anche però assessore alla memoria. E la memoria, nel suo intervento poco fa, Alessandro Martini ha detto che è stata fondamentale in questi 35 anni perché, come ha detto il figlio di Lando Conti, per oltre 20 anni sulla morte, sulla barbara uccisione di Lando Conti, insomma, le amministrazioni erano state un po' blande e grazie invece a Alessandro Martini e al sindaco Nardella questa sensibilità è riemersa e oggi si concretizza in questa inaugurazione. Sì, è un momento veramente importante oggi qui in questa piazza che porta il nome di Lando Conti, inaugurare un monumento che lo rende ragione della memoria che noi convintamente vogliamo dare in questa città di Firenze, questa amministrazione, la Giunta Nardella, al sindaco Lando Conti, un uomo strappato nel pieno del suo impegno istituzionale, politico e anche civico, strappato così drammaticamente dall'odio del terrorismo, come sappiamo, 35 anni fa, il pomeriggio del 10 febbraio, mentre lui si stava recando a guidare, a condurre i lavori del Consiglio Comunale. Anche questo è un segno molto importante. Stamani siamo andati al cimitero di Trespiano a rendere omaggio alla tomba, abbiamo messo come ogni anno la corona nel luogo dove fu assassinato e siamo qui oggi, dopo un anno esatto, il 10 febbraio del 2020, alla vigilia, diciamo, della tragedia della pandemia che ci avrebbe colpito tutti, la mia collega vice sindaco
Cristina Giachi venne a inaugurare la piazza che è intitolata a lui. Io oggi come assessore alla toponomastica sono qua a testimoniare la presenza della città di Firenze e davanti a questa opera che è stata voluta dall'associazione che segue il ricordo di Lando Conti, dalla famiglia, qui erano presenti i figli, era presente la vedova e da tanti amici che sono convenuti nel rispetto tra l'altro del distanziamento Covid, ma tutti presenti per onorare una memoria che deve essere non un segno della mente o del dover essere, deve essere invece un punto di riferimento perché uomini come Lando Conti, un laico, un uomo rispettoso della Costituzione, della democrazia, della libertà, un uomo che ha testimoniato con il suo impegno grandi valori, ha bisogno di essere ricordato per le generazioni di oggi e per le generazioni future. Ci sono stati problemi anche legati alla, come ha detto il suo figlio in questo intervento che ha fatto, legati all'espletamento della giustizia. Siamo qui davanti al Palazzo di Giustizia, nella piazza che chiameremo da oggi Piazza Lando Conti, con questo monumento al centro che lo ricorda. Grazie davvero a tutti quelli che hanno partecipato a questo importante obiettivo e l'impegno per una città di Firenze che vuole essere grata nel senso della responsabilità più piena a mantenere viva la memoria di uomini come Lando Conti. Accanto a me c'è Armando Nicolai, presidente del comitato per le celebrazioni del ventesimo della scomparsa di Lando Conti. Il ventesimo è passato da 15 anni, ma come ha detto nel suo intervento Lorenzo Conti, se non ci fosse stato il comitato oggi tutti noi non saremmo qui. Poi l'amministrazione comunale negli ultimi anni ha assecondato le richieste, ha affiancato il comitato e oggi, grazie alla sinergia fra l'amministrazione comunale e il comitato, possiamo ricordare, avere memoria di questo sindaco, grande sindaco di Firenze, avendo alle spalle del monumento che ce lo ricorda proprio il Palazzo di Giustizia, giustizia che ad oggi non totalmente è stata fatta su questo brutale episodio. Sì, purtroppo appunto io mi trovavo il 10 febbraio dell'86, del 1986, mi trovavo nella sede del Partito Repubblicano in Viale Lavagnini e arrivò la notizia dell'assassinio di Lando e noi lì per lì non potevamo neanche crederci. Subito dopo, una volta saputo che era vero, due furono le domande: perché e chi? Sul chi abbiamo avuto subito la risposta, erano le Brigate Rosse. Il perché avrebbe dovuto scoprirlo la magistratura. Purtroppo questo è avvenuto solo in maniera molto parziale, perché soltanto alcuni del comando sono stati trovati. Io mi auguro che le indagini possano un giorno riprendere per tornare alla giustizia, che sarebbe obbligatoria in questo caso. Non è successo e noi oggi siamo qui a commemorare Lando per quello che era e per la sua eredità politica e morale. Concludiamo il servizio da Piazza Lando Conti con Lorenzo Conti, figlio dell'ex sindaco di Firenze, e non casualmente raccogliamo questa intervista avendo alle spalle uno scenario importante e, secondo Lorenzo, anche inquietante, il Palazzo di Giustizia. Ad oggi, dopo 35 anni, nel tuo intervento hai detto ancora ci sono delle zone d'ombra che devono essere scandagliate dalla giustizia. Sì, non solo ci sono delle zone d'ombra, ci sono proprio delle omissioni vere e proprie. Basta pensare che su 13 terroristi ne sono stati presi solo 5. Di questi 5 non si sa chi ha sparato, gli altri 8 non si sa chi sono, uomini liberi, tranquilli, uomini impegnati magari chissà a fare cosa. Questo non è la giustizia degli uomini, non è la giustizia che è sancita nella nostra Costituzione, è una giustizia ingiusta, è una giustizia che deve essere profondamente cambiata, ma deve essere profondamente cambiata nella direzione di essere più vicino alle vittime e meno alle poltrone.